Buonasera amici del Cancro, anche per voi l'oroscopo che va dal 30 di agosto al 5 settembre 2021. Che dirvi? Innanzitutto vi ricordo che se passate da questo canale e vedete questo video di iscrivervi e di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati ai video dell'oroscopo e a quello che vado a fare. E poi, scusate, ma vengo distratta dalle presenze, ok? E poi, se avete bisogno di un consulto privato, basta andare sulla voce informazione e contattarmi in uno di quei due numeri di telefono, a secondo di quello che vi interessa, di mandarmi, scusatemi, un messaggio su WhatsApp e io vi risponderò, o eventualmente per farvi un consulto, oppure nell'eventualità per darvi tutte le informazioni del caso. Io vado avanti e vi dico subito quello che è la settimana per voi. Chiaramente estesa già fatta, presto mi prodigherò per sistemare, così vi faccio vedere anche le stesure, perché so che magari per tanti di voi è importante anche guardare le carte. Ah, un'altra cosa che vi dico rispetto alle altre volte che ho fatto gli oroscopi, sto usando i tarocchi. Scrivetemi, commentatemi, ditemi se vi riscontrate con questa settimana, perché è la prima volta che faccio gli oroscopi con i tarocchi. Di solito uso sempre carte napoletane e sibille, è giusto che io, insomma, vi informi anche di questa cosa. Se magari vi ritrovate di più, ok, mi fa piacere, insomma, scambiare questo. Se vi è piaciuto magari più, non so, l'oroscopo che ho fatto le altre settimane anziché questo, se questo lo ritrovate più pieno di più cose, molto più naturale. Cioè, vedete un po' voi, insomma, fatemi sapere. Io qui ho i miei due cagnoni. Che stanno, insomma, bisticciando fra di loro, ma non è quello il problema. Noi proseguiamo e andiamo avanti. Allora, vi dico subito per voi, amici del Cancro, che sappiamo perfettamente, abbiamo già visto precedentemente, le vostre 2 settimane non sono state delle settimane facili, sono state veramente settimane veramente pesanti. Ecco, preferisco usare questa parola. Mi ricordo bene che veramente c'era di tutto e di più in quelle stesure che abbiamo fatto, quindi in quelle 2 settimane. Questa settimana, in realtà, le carte mi dicono che dovete evitare di dare giudizi sui comportamenti altrui, perché avete già voi da pensare alle vostre situazioni, da pensare al vostro periodo che in realtà non è ancora di pace e serenità, ma c'è ancora poca chiarezza. Agite sempre per istinto, questo vi porta a cambiare situazioni, a creare disguidi. No, dovete continuare a portare pazienza, perché comunque il vostro periodo ancora non sarà gratificante. Ancora per questa settimana, dal 30 al 5 settembre, non ci saranno, an cioè ancora non si vede il sole. Ecco, se è questo che volete sapere. Vi sentite voi sacrificati da una situazione, da degli avvenimenti, da delle cose che stanno accadendo? Vorreste tornare a fare la vita bella che facevate un tempo, quindi vorreste tornare indietro col tempo, ma adesso non potete. Non potete fare, non vi potete proprio permettere di fare nessuna follia e dovete veramente stare con gli occhi ben aperti, anche a spendere quel centesimo in più. Questa è una stesura che non mi parla di amore, non mi parla di lavoro, ma mi parla solo ed esclusivamente di problematiche. Vi troverete certo a rivoluzionare,
Ok, perché dopo brutti periodi devono esserci per forza quel qualcosina, non dico boom di botto, un bel periodo, ma almeno vedere dei miglioramenti. Non si può stare sempre nella stessa situazione. Quindi vi troverete a dover rivoluzionare il tutto perché avrete capito che nella situazione in cui state non è possibile e quindi bisogna dare una svolta, anche se quello che poi vi aspetta, le circostanze vi metteranno di fronte a qualcosa o che a una situazione che siete costretti a dover accettare e quello che vi si presenterà vi spaventerà tantissimo. Avrete tanta, tanta paura perché, ripeto, è come capovolgere completamente la vostra vita. Andare a vivere totalmente da un'altra parte, spostarvi totalmente di regione, cambiare completamente lavoro, cioè sono situazioni dove giustamente vi destabilizzeranno. Voi dovete portare però pazienza perché? Perché il cambiare il tutto, a parte il farvi paura, vi darà la possibilità comunque almeno di vivere un po' meglio rispetto a quello che alla situazione che state vivendo. Perché vivere in una situazione che vi fa star male e non avere via di uscite, onestamente, fa ancora più male che stravolgere completamente la propria vita. Quindi, come dicevamo prima, dovete ancora avere pazienza proprio per un futuro migliore. Per voi sarebbe questo, ecco, l'ultimo ostacolo da affrontare. E poi potrete iniziare, ripeto, non dico a vedere il sole, ma a fare quei passetti in più per cercare di iniziare a dare alla vostra vita della stabilità. Dovete tenere e mantenere sempre gli occhi ben aperti, quindi dovete sempre stare in guardia da persone magari invidiose, da persone che eventualmente vi potranno, circondare, quindi voi in quel momento avete bisogno un po' di leggerezza e pensate che è gente che vi potete fidare, invece no, tenete comunque sempre gli occhi ben aperti perché comunque sia, nella vita comunque di tutti i giorni avere gli occhi aperti non è che guasta, quindi è un consiglio onestamente che vi do io in modo spassionato. Non vi preoccupate perché, ripeto, il meglio comunque sia deve arrivare, quindi inizierete a salire con calma quei gradini, ma con calma, e inizierete a vedere la luce, perché per voi questo è stato un periodo veramente buio. Sarete voi del Cancro un punto di riferimento per la vostra famiglia, per i vostri amici, perché avranno bisogno di voi e verranno da voi e voi dovrete essere bravi comunque anche a consigliare. Vi troverete di fronte a delle scelte da dover fare, nonostante tutto, quelle scelte vi possono portare ad avere alti e bassi, ma meglio avere alti e bassi e fare delle scelte che fanno bene alla vostra vita e non rimanere ancora una volta, vi torno a ripetere, in una situazione buia. Quando io vado a sottolineare certe cose è perché nell'andare io ad aprire le carte e nel vedere quello che guardo, ok, che vado a vedere, che le carte mi dicono, mi rendo conto che le 2 settimane per voi non sono state buie, ma di più. E nell'andare a vedere questa stesa mi sto rendendo conto che c'è uno spiraglio e quindi ascoltate i consigli ogni tanto perché riuscite a venirne fuori. Magari per qualcuno se ne viene fuori velocemente, voi vi sareste rotti anche le palle a dover aspettare per cercare che questo periodo vada via il più in fretta possibile. Un attimo soltanto, abbiate pazienza. L'ultimo ostacolo, ripeto, è rimasto, come infatti vi ho detto. Le dovete fare anche se a qualcuno accanto a voi non sta bene, dovete star bene voi, fregatevene di chi cacchio non è d'accordo con quello che voi avete deciso o con quello che voi scegliete, perché dovete stare in primis bene voi. Quindi, insomma, datevi una controllata, cercate di pensare anche un po' a voi stessi.
E non soltanto magari criticare gli altri, come vi ho detto all'inizio dell'apertura del video. Sembra che in pratica voi vi trovate di fronte a una situazione bloccata che non riuscite ad essere felici e non riuscite a portare armonia nella vostra casa, nella vostra famiglia. Cioè, io a un certo punto, se fossi al posto vostro, mi fermo e mi chiedo: cosa avrò fatto mai per arrivare a questa situazione? Infatti, la carta, l'ultima carta, e nell'andare a guardare a fondo marzo, insomma, diciamo che le carte non sono comunque delle migliori perché mi danno tutti questi denari, tutte carte capovolte, ok? Dovete ponderare bene alla situazione, dovete fermarvi, dovete riflettere, dovete ponderare veramente bene. Da dove sono partiti queste questioni? Che cosa è successo che vi ha portato a questa situazione? Dovete quindi soffermarvi, pensare e andare, a parte vabbè, andare ad analizzare, ok, va bene, e andare a sistemare tutte le problematiche che ci sono state. Ci vorrà molta calma, ok, ma andate a sistemare il tutto per poter mettervi a posto con la coscienza se eventualmente avete fatto qualcosa che non va e per, ripeto, ribaltare il tutto, ok, e riuscire a vivere meglio. La continua di quello che avverrà non ve lo so dire, non ve lo so dire perché, cioè veramente ragazzi, le carte qua. Dovremmo avere, se le carte non mentono, dovremmo avere forza molto più avanti. Acquisterete forza, quindi sarete belle decisi. Non adesso, più avanti. Probabilmente per voi è ancora il momento non è ancora il momento di entrare in voi, ok? E no, volevo dirvi un'altra cosa più importante nell'andare a guardare a fondo mazzo, prima di arrivare ad avere forza, dovete ancora capire. Quindi, ecco sì, dovete ancora capire. Soffermatevi un attimo, cercate di capire perché siete arrivati a questa situazione di merda, scusate se ve lo dico, ok? E poi andate a sistemare tutto e arriverà anche per voi con calma, tornerà ad arrivare. Il sereno, diciamo il sereno. Quindi, ragazzi, vi auguro un buon fine settimana. Sono incazzata perché? Perché non volete prendere delle decisioni, perché sapete che quello che state attraversando non è un bel periodo. Io ripeto, questa è la terza settimana che vi vedo, che vi apro e sto vedendo questa settimana, diciamo, un tantino meglio rispetto alle altre due, però vi ho visti veramente giù di corda. Ragionate, ragionate, ponderate bene, evitate di parlare non date giudizi agli altri ve ne dovete fregare, non servono, è inutile che voi dite, ma quello qua, ma quello là, ma anche io, andatevi a guardare prima voi dentro, fatevi prima un esame di coscienza e poi dopo cercate di dare una svolta a questa benedetta vostra vita perché la terza settimana non ce ne può più. Perché a me dispiace darvi una stesa e leggervi una settimana dove non vedo settimane positive, perché io per tutti quanti voi vorrei sempre vedervi giorni positivi e giorni felici e settimane positive. Certo, è vero, non è possibile, non si può avere sempre tutto bello, ci sono anche momenti comunque tristi, ma devono essere dei momenti, una giornata, magari il secondo giorno, ok, va bene, ma poi quando la situazione persiste ci si deve dare per forza una smossa, perché noi abbiamo la facoltà, tutti quanti noi, chiunque, non soltanto amici voi del cancro, chiunque, abbiamo la facoltà di poter cambiare le situazioni. Perché se ci impuntiamo, se lo vogliamo, lo possiamo fare. Io nel frattempo vi auguro un buon fine settimana e ci risentiamo presto.